E oggi in pescheria abbiamo trovato il granchio blu e quindi andremo ad assaggiarlo. Era ancora vivo. Una volta cucinato, il granchio blu diventa di questo colore qua, come le aragoste. E adesso va aperto. Iniziamo con l'eliminare tutte le zampe e le chele. Ecco, poi le chele saranno un po' da aprire con uno schiaccianoci. Adesso andremo a vedere. Adesso apriamo il carapace. Una volta aperto, leveremo le branchie e prenderemo solo la polpa. Nel frattempo, taglio in due i datterini e li metto a in padella con un po' d'aglio. La parte che contiene più carne è quella sotto ai due lati. Uniamo con un po' di vino. Questa è la carne contenuta nell'addome. Adesso apriamo le chele. Ecco, con lo schiaccianoci apriamo la chela. E come vedete nella chela c'è tanta altra carne. Ecco qua, con l'aggiunta della carne delle chele, questo è il quantitativo di un granchio. Il granchio era di 2 etti e questa carne sono circa 40 grammi. Ora uniamo la carne ai pomodorini e facciamo cuocere per qualche minuto. Togliamo l'aglio ed è quasi pronto. Colata la pasta, io ho messo delle mezze maniche. Ripassiamo un attimo in padella ed è pronto. Impiattiamo e adesso assaggiamo.